Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel primo video di Barcellona. Probabilmente questi video saranno divisi in due o tre video perché sono abbastanza lunghi. E niente, volevo solamente dirvi prima di iniziare che purtroppo ho perso le clip del volo, quindi dell'aereo che abbiamo preso. Però poi ho subito recuperato tutto partendo dall'aeroporto di Barcellona fino a tutto il resto. Perché l'ho perso? Beh, perché ovviamente mi era venuta l'idea di cambiare schedina. Quindi ho tolto quella da 5 giga e quella da 4 giga e ho messo quella da 32 giga nel telefono. Ma quella da 32 giga è difettosa, infatti mi ha cancellato le clip. Per fortuna solo quelle, quindi non ho perso tutto. E quindi niente, questa era una piccola intro per spiegarvi che cosa è successo. Infatti adesso riprenderemo da due piccole clip che sono riuscito a recuperare sull'aereo. E poi appunto inizieremo il vlog vero e proprio dall'aeroporto di Barcellona. Ovviamente ho fatto il mio meglio per riprendere il più possibile. Però essendo con la scuola comunque capitemi bene che non è che potevo riprendere proprio tutto. Comunque sia, questa è la mia maglietta di Barcellona che ho comprato all'Hard Rock Café. È semplicissima, a parte per il fatto che ha la stampa sotto. Magari poi ve la farò vedere in un altro video meglio. E niente, io direi che possiamo iniziare e buona visione. Che figata, bello, bellissimo. Fantastico, veramente, veramente fantastico. Ok, siamo arrivati a Barcellona. Mamma mia, all'aeroporto. Ok. Dai, Anna. Vuoi entrare nel vlog? Ok, siamo in hotel, questa è la porta. L'armadio. E poi vabbè, una televisione che non credo useremo. Robe. La finestra. I due letti. E qua c'è il bagno che vi farò vedere dopo. Che bello, tutti i blocchi di metropolitana. Sì. Raga, siamo andati a prendere la metro. Bellissimo. Ok ragazzi, sono le 5:20, finalmente siamo arrivati al Mac, ho ordinato, adesso mangio perché c'è una fame pazzesca. Raga, ho preso il Big Mac menu e niente, sto mangiando, comunque sono quasi le 6 e c'è una fame incredibile. Comunque farò un recap generale di quello che sta succedendo perché non si capisce assolutamente niente. Adesso sono al Mac, quindi finisco di mangiare e ci vediamo. Raga, stiamo camminando per la Rambla e niente, ci stiamo facendo pure delle foto eccetera. E c'è un bel po' di gente. NBA Caffè. Stiamo andando da Starbucks. Poi più tardi all'Hard Rock Caffè. How much is it? Devo comprare qualcosa a mamma. Siamo per fare uno scivolo all'interno di questo coso. Ok. E andiamo a vedere che cosa su Instagram. Sì, sì. Aiutatemi, siamo dentro la Sephora comunque. Siamo entrati da Starbucks, ho preso questo e un frappuccino a caramello con panna, Dio mio, e un po' di roba, diciamo, non lo so, lo assaggeremo. È dolcissimo, sembrava cioccolata calda però solo che fredda. Siamo nella piazza principale dove sta lo Starbucks un po' più lì vicino. Ci sono due mega fontanone e stiamo andando lì a farci delle foto. Siamo arrivati qua nella piazza dove sono le fontane e adesso ci faremo un bel po' di selfie. Ci spariamo le foto perché noi possiamo e poi andiamo a vedere. Siamo entrati dentro l'Hard Rock Café, io ho preso una maglietta con la stampa che poi farò vedere. Altra metro per tornare poi in hotel. E niente, adesso aspettiamo il treno e poi torniamo. Ok raga, siamo in hotel e niente, sono le 8 e alle 9:15 dobbiamo andare a mangiare perché abbiamo la cena in hotel.
e poi dopo penso che riusciremo, quindi vi porterò con me. Comunque è stato un casino in generale oggi, perché comunque tra il viaggio e tutto il resto è un po' un problema. Ho la testa che mi sta scoppiando, le gambe che stanno morendo, e probabilmente domani cercherò di spiegarvi per bene il tutto, oppure farò degli intermezzi quando poi editerò questo video per farvi capire un po' quello che è successo. Intanto io sto riprendendo tutto quello che è possibile, evitando di fare figure di merda. Siamo usciti alle 10:30 di sera, quasi 11, e stiamo andando a fare un giro. Camminiamo senza una meta precisa. Ok raga, è passata mezzanotte, stiamo finalmente tornando in hotel. Siamo andati alla pizzeria di un mio compagno di classe per fare un giro, e poi domani ci andiamo a mangiare, quindi porto con me. Comunque io sto veramente morendo, non so se si vede. E niente, ci rivediamo dopo quando arriva in hotel. No, vi giuro raga, sto morendo veramente, non ce la faccio più. Non vedo l'ora di arrivare in hotel, mettermi quel bellissimo pigiama e andare a dormire, perché seriamente sto morendo. Domani cercherò di fare più riprese per quanto riguarda sia le cose che visitiamo sia altre cose, e boh, vedremo cosa riesco a combinare. Ok ragazzi, siamo arrivati in hotel, è 12:35 e questo è il bagno che non vi avevo fatto vedere prima, quindi adesso ve lo faccio vedere per bene. Comunque non so se si nota dalla faccia, sicuro, ma io sto davvero schiattando, anche perché non sono abituata ad andare a dormire a quest'ora. Di solito vado a dormire verso le 10, massimo le 11, quindi è proprio un attimo di cosa. Comunque sono da sola per il momento in stanza, quindi ne approfitto per farmi un attimo una sciacquata veloce, perché fa un caldo boia in mezzo alla strada. Infatti probabilmente ormai ci sono mezze maniche, non con la felpa. E poi me ne vado a dormire, mentre gli altri se ne vanno a giocare a uno, perché non credo di farcela veramente. O forse vado, non lo so. Comunque nel frattempo mi metto in pigiama, poi vediamo. Ok ragazzi, allora, sono in pigiama, 1:05. Praticamente la professoressa ci ha mandato un messaggio vocale dicendoci che se saremmo usciti dopo l'una, il tizio dell'hotel avrebbe chiamato direttamente la polizia. E quindi niente, le mie amiche se ne sono strafregate, infatti stanno nelle altre stanze a giocare a uno, ma io c'ho un sonno incredibile perché non sono abituata a questi orari, e quindi ho deciso di andarmene a dormire. Infatti sono in pigiama, come potete vedere, e adesso tireremo un po' le somme di quella che è stata questa prima giornata qua a Barcellona. Allora, la metà della mattinata, anzi tutta la mattinata in realtà, l'abbiamo passata tra prendere l'aereo, aspettare le bagagli eccetera. Infatti siamo partiti da Napoli alle 10:30 e siamo arrivati qua a Barcellona all'aeroporto El Prat alle, mi sembra all'1:30 tipo. Comunque poi siamo arrivati in hotel alle 2 e alle 3 siamo usciti dall'hotel, perché poi siamo andati a fare il giro della Rambla. Dopo della Rambla siamo ritornati in metro, perché sì, eravamo arrivati con la metro alla Rambla, perché è abbastanza lontano dal nostro hotel. E rientrati in hotel siamo andati a farci una doccia tutti quanti, perché comunque stavamo stanchi, stremati dal viaggio. E poi dopo siamo andati, comunque dopo un paio d'ore, a mangiare alle 9:15, e poi siamo usciti di nuovo verso le 11:30 tipo. E quindi poi siamo arrivati alla pizzeria del mio compagno di classe, come vi ho detto. Il padre ci ha offerto un bicchiere di sangria, poi ce ne siamo tornati, anche perché erano 45 minuti a piedi all'andata e 45 al ritorno. E infatti siamo arrivati qua e io niente, mi sono andata a fare una bella sciacquata, perché comunque avevo caldo, e adesso me ne vado a dormire perché ho un sonno boia, anche se prima credo che mi metterò a guardare qualcosa. E niente, adesso sono solo io in stanza, perché la mia compagna di stanza se n'è andata girando per l'hotel e io sto leggermente morendo. Comunque in questo hotel, dato che è a 4 stelle, c'è anche la piscina, ma purtroppo è chiusa, quindi non so se riuscirò a farvela vedere durante l'arco di questi vlog. Comunque mi scuso se è stato un video un po' incasinato, anzi molto incasinato, però comunque contate il fatto che non sono da sola, sono con la scuola, quindi molte cose non è che le posso vloggare.
ma niente, riesco a fare, cerco di fare l'impossibile per farlo e per farvi sapere almeno quello che sto facendo. Comunque vi invito come al solito a seguirmi su Instagram, perché lì ho messo un botto di stories in ogni posto che entravamo, che visitavamo, quindi potete tranquillamente guardarli là e farvi un'idea di quello che faccio durante tutta la giornata. Anche perché poi tutte le stories che farò qui a Barcellona le metterò tra una storia in evidenza, che poi potrete appunto vedere sempre quando vi pare e piace. E niente, detto questo ragazzi, vi auguro buonanotte e ci risentiamo domani mattina. Hello bella gente, benvenuti in questo secondo giorno qui a Barcellona. Allora, praticamente questa mattina abbiamo la visita guidata dell'Example, che poi in realtà ho scoperto si pronuncia Example. E poi andiamo alla Sagrada Famiglia, abbiamo l'ingresso prenotato per le 2:30. Quindi ovviamente vi porterò con me e vi farò fare il giro insieme a me, non so quello che riuscirò a riprendere come già detto, ma va bene. E niente, adesso sono in hotel perché è sera, quindi ho già fatto tutto, ma voi appunto lo vedrete fra pochissimi minuti. Comunque vi aspetto poi dopo alla fine per spiegarvi un po' che cosa è successo. Questo è il mercato. Comunque noi siamo usciti, stiamo andando a prendere la metro per andare alla nostra destinazione, che per questa mattina è l'Example. Stiamo andando all'Example, che poi ho scoperto grazie alla guida che si chiama Example. Abbiamo fatto un po' di shopping di calamite, così ci togliamo il pensiero e poi continuiamo a camminare. Eccoci alla Pedrera, che è questa. E niente, è bella. Ok raga, siamo fuori la Sagrada Famiglia, che è alle mie spalle, come potete vedere. E dopo lo andremo a visitare. Comunque sto aspettando le mie amiche che escono al negozio di souvenir che sta di fronte a me, e dopodiché andremo a mangiare qualcosina, poi ci andremo a fare le foto ovviamente con le figlie, che ovviamente cercherò di mettere su Instagram il prima possibile. E dopo la pizza si rientra in hotel. Ok, rieccoci qua, sono esattamente le 6:30 e io mi sono fatta doccia e shampoo perché mi dovevo cambiare, dato che stamattina comunque faceva un caldo boia e quindi ho sudato ovviamente. E niente, sono qui fresca e pulita perché poi stasera dopo mangiato riusciremo. Purtroppo la roba da mangiare in questo hotel non è delle migliori, infatti sto facendo tipo il digiuno la mattina e la sera, però vabbè, almeno a mezzogiorno mangio di tutto e bene. Comunque oggi a mezzogiorno siamo andati a mangiare da KFC,
o KFC all'italiana, e le alette di pollo piccanti sono una cosa incredibile e probabilmente cercherò di andarci il prima possibile, anche quando torno a Napoli, a Pompei, se non sbaglio dovrebbe esserci. E niente, comunque come avete visto siamo andati a fare un giro per l'Eixample, che si pronuncia così, io pensavo si pronunciasse Eixample, ma invece non è così. E lì abbiamo preso pure delle calamite, che poi vi farò vedere un video acquisti apposito quando torno a casa. Poi dopo l'Eixample, dove abbiamo visto Casa Batlló, la Pedrera eccetera, siamo andati a prendere la metro e siamo arrivati alla Sagrada Famiglia. Alla Sagrada Famiglia abbiamo fatto un giro esteriore insieme alla guida, che ci ha accompagnato anche per l'Eixample, e poi intanto sbattono le porte. E poi siamo andati a mangiare da KFC e poi siamo entrati alle 2:30 nella Sagrada Famiglia e ho fatto delle riprese che appunto avete visto prima. Dopo di ciò siamo usciti dalla Sagrada, siamo andati a prendere la metro e siamo andati in una pizzeria di un mio compagno di classe, che è una pizzeria napoletana appunto, e abbiamo mangiato una pizza napoletana e un buonissimo tiramisù. Chi di voi ha visto le mie storie su Instagram già lo saprà di sicuro. Comunque niente, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato bene, quindi almeno siamo contenti. Dopodiché siamo tornati a piedi in hotel e siamo arrivati qui verso le 5. Poi ovviamente ci siamo riposati un pochino e dopo mi sono andata a fare la doccia, quindi eccomi qua adesso. E adesso probabilmente andrò sopra in stanza delle mie amiche e non so se riprenderò qualcosa, ma probabilmente no. Più che altro penso di fare delle stories. Dopodiché poi stasera usciremo, non so ancora di preciso dove andremo, ma ve lo farò sapere. Comunque, per quanto riguarda il cibo nell'hotel, anche se è un hotel a 4 stelle, purtroppo il cibo è veramente scarso, fa veramente pena e quindi niente, diciamo che non sto mangiando in hotel. E niente, ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, sono le 8:30, ora vado sopra in camera delle mie amiche e andiamo poi a mangiare, credo. Comunque ho scoperto che qua in bagno, se mi metto qua in mezzo c'è più luce, quindi probabilmente le prossime clip le faccio qua. Comunque ho messo sulla felpa perché fa un po' freddino qua dentro, e pure perché se dopo usciamo almeno già mi trovo la felpa addosso. Poi dopo ritorno in stanza, dopo mangiato vengo a prendere il giubbino e la borsa con ovviamente i soldi eccetera, e poi usciamo. Quindi niente, ci sentiamo dopo. Di nuovo in metro per l'uscita delle 11 di sera. Siamo nuovamente sulla Rambla. Con una quantità impressionante di drogati e gente che ci vuole fare andare in scuola. Ok. Compagna di classe numero 1, Martina. Seguitela su Instagram, vi metto il nome qui. Ovviamente facciamo un po' di pubblicità a chiunque, perché noi possiamo. Anche prof, saluta Irene, ovviamente già lo sanno. Quindi diamoci a posto Giulia. Ok ragazzi, quelli che avete visto erano degli spezzoni della nostra serata. Praticamente siamo andati sulla Rambla di nuovo, abbiamo percorso tutta la Rambla per poi arrivare in un punto dove ci siamo fatti comunque delle foto, dove ho fatto qualche ripresa prima. Poi dopo siamo risaliti per la Rambla e ci siamo fermati in un locale che al momento non ricordo come si chiama. Comunque era un disco pub, quindi abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo ballato e poi ce ne siamo usciti verso l'1:30 tipo, e all'1:30 siamo andati a prendere il taxi come ho fatto vedere e ci ha portato in hotel. E quindi adesso io sono qui con il mio bellissimo pigiamino nel letto che me ne vado a dormire, perché sono già le 2:30 e io sono stanca morta, anche perché poi domani mi devo svegliare alle 7, perché poi mi devo preparare, devo andare a fare colazione e stiamo tutta la giornata giù. Domani tra l'altro sarà il penultimo giorno qua a Barcellona, perché purtroppo giovedì torniamo a casa, quindi dopo domani. E niente, io vi auguro una buona notte e ci vediamo domani.